per esempio, i segnali, la segnaletica stradale non risponde a delle regole che tutti dovrebbero osservare. I segnali stradali sono un po' così, dei consigli, ecco, secondo di come ti svegli la mattina. Infatti c'è gente che prende i sensi unici contro mano con una certa leggerezza, no? Lì sono abituati. Dice, beh, ma che me devi fare? Di bacchetta ne frega a te, sono preso il senso unico, ma guarda questo, mi sbatte l'occhio, mi fa la maestrina. Ma mica ho ammazzato qualcuno. Ma datte una calmata, isterica, e scopate più. Così. Lo sapete che se uno va all'estero, per esempio in Germania, quando il pedone attraversa le strisce pedonali, l'automobilista si ferma. L'ho visto io, signora, Pensate che quando scatta il semaforo rosso, si fermano e il primo che arriva con la macchina si ferma per primo, il secondo per secondo, il terzo per terzo. Si mettono in fila. Ma non è come nella mia città, si mettono in fila tre secondi, poi te supero da destra, corsia d'emergenza, te faccio lo specchietto e mi infilo, poi visto che ci sono riuscito, te faccio pure il gesto così, mi scarico i nervi. Quelli stanno in fila, fermi, immobili. Lo sapete che aspettano? L'ho capito io poi. Il verde. Guarda. E stanno fermi, ma fermi, fermi, fermi. Non fanno le luci, neanche gestacci, neanche si scaccolano. Scusate l'argomento, io questo lo dico alla maggior parte della popolazione maschile, perché almeno nella mia città gli uomini pensano che alle 7 del mattino, quando entrano nell'abitacolo della loro autovettura, pensano di essere trasparenti, ecco. Invece vorrei dire che attraverso i vetri del finestrino si vede, ecco, tutto qua. Comunque, il problema che tutti noi abbiamo è rispettare le regole. Per l'italiano medio, assessore, se sta là, piano regolatore, non è piano regolatore, è piano regolatore. Io conosco gente che di destra, di sinistra, non importa più, che dalla cuccia del cane in giardino ha tirato su un tramezzo, ha fortificato un'impalcatura, ha aperto una feritoia che è diventata una finestra balconata e mansardata, ci ha piantato un ulivo dentro il patio, ci hanno fatto un bed and breakfast, tre piani, roba che quando è arrivato quel disgraziato del cadastro del comune coi fogli non si trovava più, dice mi scusi, ma qua non c'era una cuccia del cane, dice e come mbè? C'è un bed and breakfast, ho tre piani! E mbè che dofa? Il cane è morto!